Sander Production. Scusa Folletto, sposta quel cavo. Ma... Oh, ciao amici, siete già connessi con noi. È vero, avete detto la formula, Contactus Go. Guardate, oggi siamo veramente impegnati e devo darvi anche tante notizie tramite il nostro database. Ci vediamo dopo questo cartone. Contactus Friends, sempre pronti, allegri e pimpanti. Il nostro database è tutto per voi. Vediamo un po' cosa da dirci oggi. Nel 1964 fu data alla luce il primo giocattolo G.I. Joe. Il videogame è immediato e divertente grazie ad una meccanica di gioco semplice e intuitiva, in cui il giocatore si ritrova a dover subito sparare all'impazzata ad una vagonata di nemici senza troppi preamboli. I potenziamenti delle armature, chiamate accelerator come nel film, rendono il personaggio più veloce e potente per un certo lasso di tempo. Lo stesso discorso vale per le armi, numerose e dotate di vari potenziamenti, ma comunque limitate dalle pochissime munizioni reperibili. In G.I. Joe c'è la presenza di ben 12 personaggi utilizzabili, tutti dotati di una propria linea di armi e anche di 4 Cobra. Uno strumento musicale è un oggetto che è stato costruito o modificato con lo scopo di produrre della musica. In principio, qualsiasi cosa producesse suoni poteva essere usato come strumento musicale, ma questo termine definisce solo gli oggetti che hanno il suddetto scopo. Gli strumenti musicali si possono suddividere secondo la classificazione in 5 famiglie: aerofoni, emettono un suono per mezzo di una colonna d'aria che vibra all'interno dello strumento; cordofoni, il suono emesso dalla vibrazione di una corda azionata tramite lo sfregamento di un arco, la percussione di un martelletto o pizzicando la corda; membranofoni, il suono è prodotto dalle vibrazioni di membrane percosse dalle mani o da appositi battenti; idiofoni, il suono è prodotto dalla vibrazione del corpo dello strumento stesso; elettrofoni, il suono viene generato per mezzo di una circuitazione elettrica o per induzione elettromagnetica. Mitici Contactus Friends, siete pronti carichi? Guardiamo l'argomento di oggi, noi ci vediamo dopo. Duel Masters è una serie composta da 26 episodi. Shogu Kirifuda era ancora un bambino quando suo padre partì. Lui era un maestro che judo e Shogu lo voleva eguagliare. Dopo tornei, sfide ed incontri, fa la conoscenza di Knight che sarà il suo maestro. Così Knight sfida Shogu, ma quest'ultimo perde. Il mentore ripone la sua fiducia nel ragazzo dicendogli che un giorno sarà un maestro che judo come suo padre ed incomincia ad ingaggiare nuove avventure nel tentativo di diventare il duellante migliore di tutti. Questa serie televisiva è stata una delle prime ad essere trasmessa su Contactors. La savate, nota anche come box francese, è una disciplina sportiva nata nei quartieri più poveri e malfamati di Parigi, nei primi anni dell'Ottocento. Trae origine dallo chausson, un metodo di difesa militare basato principalmente sull'uso dei piedi, e ben presto si diffonde anche negli strati più ricchi della società parigina. All'inizio le tecniche potevano essere eseguite soltanto con i piedi, ma dal 1820 furono introdotti i colpi a schiaffo con le mani e nel 1830 i contendenti cominciarono ad usare i guantoni da box. Ci sono 3 tipi di competizione: pre-combat, combattimento di prima serie, assalto. Il mondo dello sport, della musica, del videogame, della moda e dei cartoni animati si trova qui, a Contactus. Guardate il nostro database cosa vi suggerisce. Le lenti a contatto sono dispositivi medici in materiale plastico, a forma di piccola calotta trasparente, che vengono applicati sulla superficie oculare per correggere difetti di rifrazione, miopia, ipermetropia, astigmatismo e tanto altro ancora. Presentano molti vantaggi, ma gli occhi di alcune persone non le tollerano, soprattutto perché limitano la respirazione della superficie oculare.
Le lenti a contatto si suddividono correttamente in due grandi famiglie in base ai materiali utilizzati per la loro costruzione: lenti rigide o polimeri vetrosi, lenti morbide o polimeri gommosi. Esistono lenti a contatto colorate opache e lenti a contatto colorate intensificanti. Contactus Go è la formula per entrare nel mondo di Contactus. Volete viaggiare insieme a noi? Il nostro viaggio prosegue verso nuovi pianeti, verso nuovi argomenti insieme ai 5 elementi. Vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!